again. Per noi un patrimonio è una cosa viva. Va curato tutti i giorni e ha bisogno di attenzioni particolari. Con alcuni serve sensibilità, con altri perseveranza, per farli crescere nel modo più adatto alle proprie esigenze, creando valore per il domani e proteggendolo nel tempo. Per questo i nostri consulenti sono sempre al tuo fianco, aiutandoti a dare forma ai tuoi progetti di vita, per favorire lo sviluppo della tua azienda con un piano su misura, valorizzando il tuo patrimonio finanziario, così come quello immobiliare, e accompagnandoti nelle scelte più importanti per il futuro della tua famiglia. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio. Bentornati su Blu Rating News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. L'America ha votato, i mercati reagiscono. Il vero spread è a quota 400. Manovra spunta un alto condono per 140 comuni. Mediolanum, l'utile non fa una piega. Azimut punta sugli alternativi con Libera Impresa SGR. UbiBanca, trimestre appesantito ma la raccolta cresce. La Camera ai Democratici, il Senato ai Repubblicani. Questo è il risultato delle elezioni di midterm negli USA. La sorpresa questa volta è stata la mancanza di sorprese. Hanno vinto i sondaggisti che avevano previsto con una buona accuratezza i risultati. A questo punto è probabile che l'attenzione di investitori e analisti, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti, tornerà sui temi abituali, più o meno immediati, commenta Alessandro Balsotti, strategist di JCI Capital. La mancanza di scossoni rispetto alla previsione degli analisti si è tradotta in una reazione positiva dei mercati finanziari, con le principali piazze europee che hanno aperto in territori solidamente positivi. Il vero spread tra Italia e Germania è pari a 400 punti base, cioè al 4%, e non ai 300 punti base come dicono i dati ufficiali. A evidenziare questo dato è uno studio che mette a confronto i tassi di interesse reali del nostro paese con quelli tedeschi. In Italia i titoli di Stato decennali rendono infatti il 3,4%, sottraendo da quest'ultimo l'aumento dei prezzi al consumo, che a sud delle Alpi è pari a 1,6%, si ottiene il tasso reale dell'1,8%. In Germania invece i titoli di Stato decennali rendono allo 0,4%, mentre l'inflazione è molto più alta che in Italia, cioè intorno al 2,5%. Dunque, il tasso reale tedesco è negativo per 210 punti base, corrispondenti a una quota del 2,1%. C'è dunque una differenza di quasi 4 punti percentuali tra i tassi reali italiani e quelli tedeschi. Altro giro, altro condono. Introdotta con emendamenti inseriti alla Camera nel decreto Genova, arriva una nuova sanatoria dopo Ischia che coinvolge 140 comuni colpiti dai terremoti del 2016. Si tratta di centri abitati distribuiti tra Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria. L'accesso tollerato di cubatura o superficie dell'immobile sarà pari al 5% dell'autorizzato. Entro questo limite l'intervento sarà considerato regolare e non da sanare. Sul fronte delle sanzioni derivanti dalla regolarizzazione di un intervento edilizio in sanatoria, le stesse sono previste da un minimo di 516 euro a un massimo di 5.164. Banca Mediolanum ha archiviato i primi 9 mesi dell'esercizio in corso con un utile netto consolidato di 272 milioni di euro, appena al di sotto dei 279 dell'anno scorso. Un risultato positivo per la banca guidata dalla D Massimo Doris, se si pensa che, lo scorso anno, i dati erano stati influenzati da diversi e significativi eventi straordinari, quali la vendita di Banca Esperia, e dai mercati finanziari che avevano condizionato positivamente i titoli valutati a fair value. Il totale delle masse gestite e amministrate si è attestato a 77 miliardi di euro, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e del 2% rispetto al 31 dicembre 2017. Siamo stati i primi nel 2014 ad esplorare le opportunità di investimento nell'economia reale e a cercare di costruire un ponte fra risparmi ed imprese. Ora questo progetto avrà un'intera società dedicata. Parola di Paolo Martini, presidente di Azimut Libera Impresa SGR. La società del gruppo Azimut ha recentemente adottato una nuova governance e un nuovo piano strategico. L'obiettivo è quello di diventare una vera piattaforma integrata al servizio di piccole e medie imprese, imprenditori e risparmiatori. Il rafforzamento del modello organizzativo di Azimut Libera Impresa ha previsto la nomina di Marco Belletti come nuovo amministratore delegato.
Buoni risultati di bilancio, ma pesa il piano industriale. È questa la sintesi del terzo trimestre di UBI. L'utile netto, incluse le componenti non ricorrenti, si è attestato a 1,6 milioni di euro, influenzato da oneri straordinari legati al piano industriale e dalle perdite relative alla cessione delle tranche mezzanine junior della cartolarizzazione di Sofferenze, che ne hanno costituito il deconsolidamento. L'insieme dei costi straordinari nettati del loro impatto fiscale rappresentano circa 90 milioni di euro netti che mancano all'utile netto. Questa cosa ci dice che obiettivamente, nonostante la volatilità del mercato, nonostante l'effetto dello spread, noi ci siamo trovati a produrre comunque una componente economica interessante anche questo trimestre, ha commentato il consigliere delegato Victor Massia. Finanza Operativa ci offre anche quest'oggi il consiglio del giorno, che è Intesa San Paolo. Acos ha confermato il target a 2,9 euro, ma ha alzato la raccomandazione da accumulate a buy. Sicuramente è gratificante il dividend yield al 10% per la principale e più solida banca italiana. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia, sulla base dell'ultima rilevazione disponibile del NAV a guidare la classifica un prodotto di Schroeder, mentre ultima posizione per Raiffeisen. Qui da Blue Rating News è tutto, come sempre un buon investimento a tutti quanti voi. Questo programma è offerto dal gruppo Banco Desio.